Salutiamo il prossimo ospite, Pietro Vassallo, ingegnere, segretario generale della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro, founder Virtus Certificazioni, co-founder Empiria Group. Benvenuto su Radio Antenna 1. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie del cortese invito. Saluto tutti i radioascoltatori. Grazie a lei per il tempo dedicato, è davvero un piacere, anche perché è un rappresentante molto, molto importante della sicurezza sul lavoro. La Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro è proprio il principale luogo di aggregazione in Italia per tutti coloro che vogliono promuovere e sostenere il principio della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ce ne può parlare brevemente? Sì, grazie per la domanda. La Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro è prima di ogni cosa una grande opera di solidarietà che con eventi e progetti intende sensibilizzare per tutte le parti sociali e in modo particolare le nuove generazioni su quanto sia importante lavorare in sicurezza. Ma la Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro è anche una squadra di calcio. È la prima nazionale al mondo costruita attorno ad un valore. Per capirci, esistono già altre nazionali come quella dei cantanti, quella dei piloti, quella dei parlamentari, ma che sono costruite attorno ad una categoria. Invece la nostra è una nazionale, una squadra costruita attorno ad un valore e questo è un primato mondiale, è un orgoglio tutto italiano. Siamo una squadra di calcio perché, soprattutto per portare nella quotidianità della vita la metafora dello sport di squadra, dove non si può vincere se non si gioca tutti per il medesimo obiettivo. Ecco quindi che da lì viene fuori questa nostra convinzione che bisogna un po' superare le vecchie logiche che vedono lavoratori contro datori di lavoro. E infatti nella nostra squadra giocano insieme per la sicurezza sul lavoro imprenditori, datori di lavoro, lavoratori, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, ispettori preposti ai controlli. E secondo il motto del nostro presidente Matteo Mondini, che è diventato anche il nostro motto, si può vincere soltanto se si è uniti. Uniti si vince. Per vincere la partita della sicurezza sul lavoro, in pratica non si può pensare di giocare in squadre diverse. Colgo l'occasione per salutare il nostro presidente Matteo Mondini, che ricordo insomma, è il più grande testimonial in Italia per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Ha subito lui stesso un gravissimo infortunio nel 2010, 37 interventi chirurgici, un bypass di cardio di un bypass cardiaco, l'amputazione del braccio destro, ma nonostante ciò continua a lottare ogni giorno con noi per portare avanti questa sua missione e fare in modo che nessuno possa più morire di sicurezza sul lavoro. Una grandissima testimonianza quella che ha portato, anche proprio personale, ecco, con questo esempio, quindi veramente tanti tanti auguroni, tanti complimenti veramente. Ma esistono al momento delle opportunità in ambito sicurezza sul lavoro che possono dare una mano al datore di lavoro tutelando anche i lavoratori? Sì, adesso parlo, mi metto un po' le vesti del professionista esperto. Giustamente. Del professionista esperto in sicurezza sul lavoro e in certificazioni. In modo particolare esistono delle certificazioni volontarie che il datore di lavoro, l'imprenditore, può scegliere di conseguire. In modo particolare mi riferisco alla ISO 45001. L'azienda che consegue questa certificazione ottiene diversi vantaggi, in primis uno sgravio sensibile che può arrivare fino al 30% del premio INAIL pagato annualmente come indennità, come premio assicurativo. Ma oltre a questo vantaggio economico, la certificazione ha anche, ai fini del decreto legislativo 231, un valore esimente nel senso si verificassero infortuni in azienda in ambito o sicurezza, diciamo, o reati in ambito infortunistico. Sì. E quindi ai sensi della 231 ci sarebbe anche una tutela per la figura giuridica dell'azienda. Oltre al fatto poi insomma, che si migliora un po' il rapporto con i dipendenti,
migliora il clima lavorativo, in genere diminuiscono anche i controlli da parte degli enti preposti, e quindi in generale si migliora un po' la reputation. Un'altra certificazione che può essere sicuramente di interesse in questo particolare momento, e concludo, è la certificazione azienda COVID free. Alla luce un po' delle cose che sono state dette fino adesso durante la trasmissione, con la conversione in legge del decreto liquidità avvenuto lo scorso giugno, l'imprenditore, il datore di lavoro, nel momento in cui dimostra di aver applicato i protocolli definiti con i vari DPCM, diciamo che non ha nessuna responsabilità nel caso in cui si verificasse un contagio da parte del lavoratore, parliamo ovviamente, ci vediamo a Covid-19. Certo. Quindi questa certificazione da una parte va a dimostrare che in effetti il datore di lavoro ha quindi applicato questi protocolli, e dall'altra rassicura un po' l'ambiente, quindi rassicura i lavoratori, rassicura i clienti, gli avventori dei locali, eccetera, sul fatto che appunto in quell'attività, in quell'azienda, sono applicati tutti i protocolli. Queste sono due opportunità che un po' mi sentivo di portare alla conoscenza, perché non tutti conoscono. No, effettivamente, devo ringraziarla per questi spunti, perché sono, credo, unici nell'ambito della trasmissione che abbiamo condotto fino ad ora. Quindi grazie davvero, grazie anche proprio per il valore rappresentato dalla Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro, che poi è quello che vogliamo diventi il valore per tutte le nostre imprese che rappresentano il nostro forte tessuto economico del territorio, cioè l'importanza di fare squadra, voi ne siete l'incarnazione. Grazie. Esatto. Nulla, io vi saluto e concludo dicendo che questo mio intervento era sostanzialmente finalizzato a portare anche un po' di pensiero positivo, perché quando si parla di sicurezza sul lavoro spesso se ne parla in maniera pesante, in maniera negativa, invece se ne può parlare anche in maniera positiva. Assolutamente. Buongiorno a tutti e grazie ancora. Grazie a lei, grazie per il tempo dedicato, buon lavoro. E ringraziamo veramente l'ingegner Pietro Vassallo, segretario generale della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro, founder Virtus Certificazioni e co-founder Empiria Group. Grazie per il tempo dedicato.